Prima edizione della Agordo Frassinè, competizione in salita valevole per il campionato Triveneto 1962. Trattandosi della prima manifestazione automobilistica in salita, organizzata dalle Proloco di Agordo e Frassinè e dall'Automobile Club di Belluno, il successo è stato quanto mai lusinghiero, sia per il numero di partecipanti, sia per i risultati ottenuti. La competizione, filmata e trasmessa sul circuito nazionale della televisione, è stata vinta dal Padovano Noris su Porsche Carrera, alla media oraria di chilometri 90 e 300. Con il numero 82, il pilota bellunese Aldo Fornasier. Con il numero 140, il pilota agordino Lise Giuseppe. Facca Mario. Bortolini Giancarlo. Con il numero 156, il vincitore della manifestazione Noris. Seconda edizione, Trofeo Esso Agordo Frassinè del 28 luglio 1963. Il rilevante numero di concorrenti iscritti, ben 93, e la migliore qualità di piloti specialisti nazionali ci fa comprendere che la manifestazione si sta inserendo favorevolmente in campo nazionale. È stata ammessa per la prima volta la classe junior, con ottimo successo, specie dal lato spettacolare, con la presenza del vincitore della Trieste Opcina, Grezzi Francesco, su Lotus, risultando il dominatore assoluto anche nella nostra competizione, alla media di chilometri 97 e 531. Fornasier Aldo. Gidoni Alberto. Zani Franco. Kangaroo. Lo sfortunatissimo Ferrazzi Danilo. Dalla Torre. Noris. Mario Facca. Con il numero 208, Paolo Terribile. Nicolosi. Fagotto Luciano.
Romanello. Veronesi. Il vincitore della gara, Grezzi Francesco. Terza edizione della Ago do Frassinè Trofeo Esso. Facca Mario, terzo di classe. Galli Luciano, quinto di classe. Piazzi, primo di classe. Mirella Daniele. Cenzolo. Pizzini su Austin Cooper, primo di classe. Kohler Klaus. Tony Guadagnini e Mario Bino, i due principali organizzatori agordini della manifestazione. Aldo Fornasier. Pollini Maurizio, primo di classe. Lonardi Franco. Caldarte Sergio. Becchetti. Concari Franco, primo di classe. Typhoon. Galasso. Baldo. Pausi. Lado Gianni, primo di classe. Romanini, primo di classe. Dalla Torre, primo di classe e quarto assoluto.
Man, primo di classe. Kandaru. Balestra. Danilo Ferrazzi. Il gardenese Demez, vincitore assoluto su Simca Abarth 2000, alla sbalorditiva media di chilometri 102 e 531. Colombo, secondo assoluto su Porsche 904 a 6 secondi dal vincitore. Nicolosi, quinto assoluto su Ferrari GTO. Malanca, terzo assoluto e vincitore della Coppa del Nevegal 1963. Romanello. Nella sala maggiore del municipio di Agordo, Mario Bino con il sindaco Bortolini procedono alla premiazione dei piloti vincitori. Vengono premiati i vincitori di ogni classe e i vincitori assoluti.